Dov'è finito tutto l'amore? L'amore che dava un senso al lavoro e un sapore a ogni cosa. Le parole d'amore e il coraggio di amare, che fine hanno fatto? Forse ci siamo stancati di amare o abbiamo perso il controllo? Perché non guidiamo più con amore? Perché? Toyota Hybrid. L'amore per la guida dipende solo dall'auto. Sei pronto a scoprirlo? Prenota il tuo Hybrid Love Test Drive su toyota.it. Buongiorno. Buonasera. Benvenuti a Disorient Express. Questo è un telegiornale disorientativo contemporaneo, nel senso che vi dice la notizia e contemporaneamente vi dice che non è vera. Quindi non affannatevi a cercare la smentita, ve la diamo direttamente noi. Grazie anche alla collaborazione in collegamento esterno di Roberta Fossile. Buonasera Fossile. Ecco, ti sento. Bene, molto bene. Ma veniamo alla notizia del giorno. Perché fare attività fisica? Fare sport fa bene alla salute. Ne beneficiano soprattutto articolazioni e muscoli che, allungandosi e diventando più elastici, permettono una maggiore e migliore mobilità. Fare sport può immobilizzare gravemente. È difficile che allenamenti occasionali e intensi garantiscano allo sportivo improvvisato risultati immediati, mentre è molto probabile che quegli stessi allenamenti a cazzo lo lasciano immobilizzato. Questo è il rapporto consegnato da Roberto Carlino, presidente dell'Immobile Dream, un istituto chiropratico che da sempre si prende cura degli immobili. Sono Roberto Carlino, presidente dell'Immobile Dream. Non vendo sogni, ma solide realtà. Vedi, ho liberato. Parola di Roberto Carlino. Ma torniamo a noi. Allenarsi aumenta la capacità e l'elasticità dell'apparato respiratorio, scongiura il rischio di obesità, diabete e ipertensione, ma soprattutto aiuta a prevenire l'infarto, una delle cause di morte più diffuse nel mondo occidentale. Fatelo anche voi. È morto d'infarto durante un allenamento l'anno scorso l'ultramaratoneta Mika True, detto Caballo Blanco. L'autopsia ha rivelato che il suo cuore era pieno di cicatrici. Cicatrici? Cicatrici! È stato riscontrato che l'allenamento estremo rilascia nel sangue troppa troponina, una trotina, una proteina di primaria importanza nella contrazione del tessuto muscolare striato che può provocare rischiose lesioni miocardiche. Lo sport migliora le condizioni dell'umore, stimola la produzione di endorfine che aiutano a sentirsi bene, placa l'ansia, ma soprattutto distende i nervi. È stata individuata la nuova droga di questi anni. Dopo le metanfetamine e la cocaina, la nuova tossicodipendenza è correre. Secondo l'ISI, Istituto Spacciatori Italiani, durante lo sforzo fisico per compensare lo stress, produrremmo sostanze cannabinoidi presenti anche nella marijuana. Ecco perché corrono tutti. Da tutte le parti, in mezzo ai parchi, in mezzo ai marciapiedi, in mezzo ai coglioni. Praticato fin dalla tenera età, lo sport è una scuola di vita. Abbassa i livelli di aggressività, contribuisce a sviluppare l'equilibrio interiore e insegna una cosa preziosa, saper perdere. Lo sport genera depressione, violenza, fanatismo, mitomanie, prurito, delirio, stiramenti, cistite, otite, labirintite, rosolia, Marta, Franco e Giulia che ha detto che invece viene raffreddore, torcicollo, febbre gialla, ma soprattutto competitività paranoica perfino con se stessi, quanto ci ho messo tutto gonfiato solo, quanto ci ho messo cazzo, ma volete dire sì o no?
Ma sentiamo ora cosa ne pensa la gente. A te la linea, Fossile. Sì, ti sento. Ho qui la signora... Dicono che pugilato è uno sport violento, a me mi rilassa tantissimo, per esempio mica mi sta menando, no, mi sta solo insegnando a fare i colpi. Io quando combatto sono in contatto con io che non conosco, il che mi spiega perché quando mi sei io non mi ricordo mai come mi chiamo. Come ti chiami? Dai, sforzati un pochino. Come ti chiami? Maria, perché mio padre avrebbe tanto voluto mettermi questo nome fin da quando era piccolo, ha detto io voglio la figlia che si chiama Maria. Mentre invece mio padre avrebbe preferito come nome Rosa, però poi aveva chiamato mia zia Silvia. Io invece dico, ma perché non mi chiamate Samantha Cortiacca, che è un nome che ciociaria, c'ha proprio radici, Samantha è un nome tipicamente ciociaro. Allora io ho detto, ma datemi questo, no? E quando ce va, ce va. Grazie. In a dark room, we fight, make up for our love. I've been thinking, thinking about you, about us. E ha sempre raggiunto il traguardo? Che domande! Sempre! E quanto si allena? Sempre! Come posso, quando posso, io penso che per la donna la maratona sia una grandissima opportunità. E infatti vado! Dai, mamma, su, dai! Sei anziana, però, dai! Quale sarà la sua prossima maratona? La prossima maratona è una maratona molto importante, perché è una maratona contro la tragica dipendenza da maratone. Stanno tutti in fissa con queste maratone. Ma scusi, non si può fermare un attimo? E non riesco a starle dietro? No, se no io come la vinco la maratona contro le maratone? Ho risolto! Mi scusi, so che anche lei si sta allenando, però ecco, vieni qui, mamma, sei anziana, ora ti risolvo il problema, vieni. Mamma, sali qua sopra, siediti. Dai, mamma, un po' di sprint, forza! Dai, dai che ci divertiamo. Oh, ora ci alleniamo, vai! Vai, mamma! Grazie, a voi in studio. E per questa sera è tutto. Per le domande che non ci siamo fatti, fatevele voi. Malen ve fa. Aci, dai che ci chiude il bingo! To the pain in your eyes, I've been feeling for you, my love. And our bodies are tied, our shadows.